Eccomi con la lezione 2 di GIS avanzato. Abbiamo visto QGIS e le prime operazioni per gestire le tabelle nella lezione precedente. E adesso partiamo subito con PostGIS. La prima cosa che vi chiedo. Tanto faccio partire il mio OSGeo Live 8. Mi impiccioliamo. Ok. Vi chiedo, avete scaricato OSGeo Live? Perché sicuramente non perderò tempo con installazioni e errori dovuti ai problemi legati a installazioni male sul software, soprattutto su Windows o su Mac. La cosa che vi chiedo, se volete seguirmi, è scaricarvi la OSGeo Live, che è raggiungibile, basta scrivere OSGeo Live su qualsiasi vostro browser e andare nella parte di download e scaricare la versione corretta. Un secondo perché mi si sta caricando la virtual machine. Ok, così dovrebbe. Ok, è ripartito tutto. Sì, il video ho un po' tutto insieme e quindi avevo qualche problema di RAM. Quindi dicevo, OSGeo Live 8. Andate sul sito live OSGeo. OSGeo Geo, se riesco a scrivere forse nella parte di download. Ok, sì, vi rimanda ancora la 7, invece ce l'ho 8, quindi basta andare in fammi vedere se ci sono altre versioni. Ok. Ah, ok, era download OSGeo Live DVD. Qui troviamo la 7.9. Invece noi andiamo su SourceForge e clicchiamo qua. L'ultima versione è la 8. E lui parte a scaricare la 8. Potete andare anche qui in home, andare nella 8. Adesso vi do il link giusto. Qui dovete scaricare la mini, quindi copia indirizzo e lo vado a mettere qua. Anzi, visto che nella prima slide avete scaricato OSGeo Live, ok, la trovate esattamente qua. Mettiamo 10, bold, link. Ok, OSGeo Live 8. Adesso faccio ripartire la virtual machine. Non ci dovrebbero essere altri problemi. Ok, l'avevo interrotta brutalmente. Vediamo se ho qualche problema con il frame rate della registrazione del video. No, ok, è a posto.
Adesso faccio un bello screenshot. Cioè, ho fatto il video della presentazione dell'installazione. Qui ho la mia password 123456. Ok. Qui nella mia diapositiva inserisco lo screenshot. Carica. Scrivania. Immagini, beh, questo non è che vi interessa molto, però. Ok, perfetto, la sto caricando. Ok, ho caricata. Facciamo il secondo punto. Scopriamo pgAdmin per gestire il geodatabase. Il database, il geodatabase è comunque il gestore del database che deve gestire tutti i dati del sito, è il famoso elefante di cui parlo spesso, e pgAdmin è esattamente il gestore. Il gestore di questo database. Noi andiamo, come avete visto, SGLive non è più su Ubuntu, ma è su l'Ubuntu. Questo è molto apprezzato da me. Database, pgAdmin. E questo è come si presenta pgAdmin. Voi avete nella parte qui a sinistra i vari database, le varie connessioni. Noi in questo momento abbiamo solo localhost. Dentro localhost, cliccando due volte, abbiamo tutti i database che sono presenti già nella OS GeoLive. Ce ne sono un paio. Abbiamo visto anche in altre occasioni sia OpenStreetMap, che comunque tratta di una porzione piccola di OpenStreetMap estratto, e un altro interessante è questo qua, Nature Alert, che contiene varie tabelle di informazioni di tutto il mondo, di stati, grossi fiumi e tutta una serie di cose. Ok, la panoramica su pgAdmin, ad esempio andiamo qui, ci sono vari livelli di informazione. Questi sono tutti l'elenco dei database. Se apriamo ad esempio un database, ci dà alcune informazioni su come sono proprio le proprietà del database. Se noi clicchiamo più, abbiamo degli ulteriori menu, ma possiamo andarli a vedere, ma in questo caso io vorrei puntare l'attenzione sulle tabelle che sono contenute, che le troviamo in schema. Public, potremmo avere altre tipologie di schema, e sotto public un'altra serie di tutti i menu, di alberi, abbiamo table e view, sono quelle che utilizzeremo sicuramente molto più spesso, in particolar modo le table, ma anche le view, però più avanti e non in questa sezione. Tabelle, abbiamo dentro nel database osm local 5 tabelle, 4 perché sono tutti i sistemi di riferimento. No, truncate, non fate truncate. View or row, vedremo qui apparire tutti i sistemi di riferimento che noi possiamo utilizzare. Ad esempio, quello Montemario è il 3003,
comunque solo per esempio 3003, se andiamo a vedere qui è in Monte Mario, quindi questa qua, questa è la quinta tabella e sono i sistemi di riferimento che troveremo già di default nel database PostGIS. Invece qua abbiamo le linee, i punti, i poligoni e le ROAD direttamente estratti da Planet OSM, proprio per farvi vedere questa tabella in una forma diciamo geometrica. Possiamo aprire QGIS, e ci saranno sicuramente già settate le connessioni a questi database. Non faccio subito l'introduzione a come gestire i vostri dati e caricarli in PostGIS, perché sarebbe molto utile che imparaste un po' a giocare con PostGIS e con i dati già precaricati. Questa infatti è l'idea di come è nata OS GeoLive, che ci permette di avere dei dati già precaricati. Quindi qua apro PostGIS, sì, il QGIS 2.4 è un po' cambiato, a mio avviso è anche fatto veramente bene. Faccio Planet OSM Line, ho cliccato due volte e lui mi carica questo, appunto le linee di una regione geografica. Proviamo se non si interrompe tutto a caricare OpenStreetMap, OpenLayer plugin, ok, close. C'è Stamen Omner, ottimo. Carico sotto, ah sì, 3857, ok, non è, devo settare la proiezione, project, CRS, 3857, pseudomercator, ok, e adesso proviamo a ricaricare OpenLayer, OpenStreetMap, e ci troviamo dove? Ah, perché ho spento quello che non si era caricato. Vediamo, a Portland. Non voglio aprire una parentesi su Portland, ma è una città che mi piace molto. Ok, visto QGIS, questa qua è Planet OSM Online, e adesso questo è Planet OSM Online, è esattamente la stessa identica tabella. Rimaniamo su PG Admin. Mi faccio un bello screenshot. Scopriamo PG Admin per gestire il database. Anche questa faccio cut. Sì, le immagini le metto dopo perché vedo che ci sono dei problemi a caricare. Scopriamo PG Admin e successivamente. O comunque adesso stiamo già vedendo le tabelle e le query. Ecco, visto che si è interrotto brutalmente VirtualBox, non c'è nessun problema, so che succede così, facciamolo ripartire.
Sì, allora, a parte che io sto usando un Ultrabook i5 con un hard disk SSD e la macchina virtuale ce l'ho caricata su un hard disk esterno da 500 giga. Questo è principalmente il problema perché poi ho qualche problema con le RAM che le ho avute fin dall'inizio, quindi quando faccio girare un po' troppi programmi. Vedo che si interrompe. Non ce ne Riapriamo PG Admin. Database, PG Admin e incominciamo a vedere queste tabelle e le prime query, giusto? Tabelle query, modifica tabelle, la prima stringa SQL. Sì, in verità tabelle query, adesso le spiego e poi cerchiamo di fare la prima query. Anche se dire facciamo la prima stringa SQL vuol dire utilizzare le query, ma penso sia necessario farvi capire che cosa sono queste query. Quindi, adesso vi faccio vedere che cos'è una tabella, che è abbastanza logico, mentre la query, a quanto capito, non è molto logico. Planet OSM, online. Abbiamo già aperto prima una tabella? Non lo so. Facciamo view data. No, avevamo aperto system resume. Per aprire le tabelle e per vedere il loro contenuto, bisogna fare tasto destro, view data. Lui ti consiglia se vuoi vedere i primi 100 o tutte, o fare o filtrare le righe. Beh, vediamole tutte. Ci potrebbe mettere un po'. Incominciamo ad aprire, ad allargare lo schermo. Sì, se sono tante le righe, comunque ci mette un po'. E comunque adesso apriremo una tabella come se siete abituati a fare. Ok, qua ci dice, ok, non c'è la chiave primaria, quindi non possiamo editare così, schiacciando due volte e modificare il dato. Non ci importa, lasciamolo ok, facciamocelo ripetere anche la prossima volta. Questa è tutta la tabella contenuta. Sicuramente è un po' diverso la tabella per gestire un PGT, però, che vediamo subito con le prossime lezioni, ma questo è proprio per farvi vedere la tabella. C'è un identificativo per ogni riga, ci sono alcuni campi per missive designate per chi ha dimestichezza con OpenStreetMap. Sa già che cosa vogliono dire. Comunque queste sono delle strade in cui l'accesso è permesso o privato o yes o altri valori di default organizzati secondo degli standard che vi posso assicurare che sono molto efficaci. Qua sotto vediamo che ci sono 44.518 righe. E niente, qua ci sono tutte le colonne. Se vedete queste colonne, no, ho sbagliato a rimpicciolire. Se vedete queste colonne, mettiamolo in primo piano, sempre sopra. Tutte queste colonne sono elencate nelle proprietà qua sotto quando io cambio le tabelle, loro mi si aggiorna
Mi si aggiornano le impostazioni qua sotto. Abbiamo un address number, house number, che è questo, access text, address house number, e poi se andiamo a vedere magari l'ultima way, geometry line string con 4326, è effettivamente la colonna che contiene la geometria. Noi con questa colonna possiamo fare delle operazioni che vedremo più avanti, geometriche, quindi abbiamo tutte colonne di testo, e in più quello che differenzia una tabella normale da una tabella con contenuto spaziale è esattamente questa colonna, che non è text, non è integer, non è date, ma è geometry. Cosa possiamo fare con questa tabella? Possiamo prendere e modificare, ad esempio, un campo. Questo perché molto spesso i campi che vengono importati in vari modi in PostGIS contengono magari lettere maiuscole o tutto maiuscolo, o degli spazi, e diciamo, per buona regola è meglio non utilizzare questi campi, diciamo, strani. I campi strani vengono evidenziati in PostGIS con le virgolette e un colore viola. Si vede poco, però Access non ha un colore nero, ma ha un colore blu. Questo perché PostGIS ha delle funzioni, e diciamo quelle parole lì le usa anche per qualcos'altro. Di solito non succede niente, però se voi, come voi utilizzate il nome della colonna e poi lo vedete qua blu, sarebbe meglio cambiarlo. Ad esempio, proviamo a cambiare admin level. Se voi vedete non ha le virgolette, se adesso inserirò una lettera maiuscola qui, admin level diventerà virgolettato e viola. Vado nelle proprietà. Qui ho tutta una serie di proprietà, qua posso fare i commenti. E nelle colonne in admin level posso cambiare e dirgli admin con la lettera maiuscola, faccio ok, e admin level me lo colora di viola e me lo mette tra virgolette. Funziona tutto tranquillamente, anche se vi dovete ricordare di mettere le virgolette, ma per tutta una serie di motivi proprio operativi è meglio che questi siano tutti senza le virgolette, quindi un nome senza spazi, tutto minuscolo. Quindi ritorniamo a modificare la colonna, change admin. Un altro nome, tipo se noi mettiamo name, name, facciamo ok, capito? Sì. Ah, perché no, non posso cambiarlo name perché è un'altra relazione, quindi non posso fare questo esempio. Mi dispiace. Comunque, se dopo vi accorgerete che niente, la parola access è una parola come se fosse riservata per il sistema, quindi lui ve l'evidenzia in blu piuttosto che nero. Quando voi trovate la vostra nuova colonna scritta in nero, va tutto. Eccolo qua, name, perché c'era già un name. Questo sarebbe stato meglio chiamarlo nome. Ok. Altre cose sulle tabelle? No. Parliamo delle query. Può essere che da qualche parte troverete le query associate alle view. È vero, ma diciamo la query
che si fa con questo tasto è un'interrogazione, diciamo, temporanea, mentre quando volete fissare la view e poi anche successivamente caricarla in QGIS, dovete usare la query, la query temporanea la trasformate in view. Perché query view? Sicuramente tanti sono abituati a prendere una tabella, fare un'analisi o fare comunque un'estrapolazione della tabella e ricrearne un'altra. Questa è un'operazione che bisogna evitare di fare il più possibile. Per primo motivo, che potrebbe essere banale e non proprio il motivo più esatto, che però è anche uno dei motivi comunque per evitare che si moltiplicano le tabelle. Perché moltiplicare una tabella, copiare una tabella, copiare un estratto, tipo selezionare i più comuni e tirare fuori gli shape per ogni comune. Questa è un'operazione che non ha senso farlo, cioè una volta che conoscete come funzionano le query e le view non ha più senso fare questa operazione. Diciamo che le query possono essere fatte nello stesso modo anche in QGIS. Le view, che sono effettivamente a tutti gli effetti delle geometrie che possiamo caricare in QGIS, oltre ad essere delle tabelle, le query le possiamo fare anche in QGIS, invece le view le dobbiamo fare per forza in PostGIS e poi le vedremo come geometrie direttamente in QGIS. Un altro motivo è che se io ho una tabella appunto di comuni della provincia di Milano, aggiorno il nome di un comune, perché magari ho sbagliato l'apostrofo, o perché magari ha cambiato nome e si è incorporato con un altro comune, io dovrò andare a rigenerare tutte le tabelle che avevo creato in precedenza. Invece, tramite una query, la query automaticamente, interrogando la geometria di base, rimane sempre aggiornata. Così la stessa cosa le view. Andiamo a vedere queste query. Tipo, selezioniamo OSM. Avevamo visto che la colonna Access conteneva. Facciamo top 100. Conteneva dei valori tipo private e altro. Allora andiamo a dirgli a PostGIS tramite pgAdmin e tramite appunto una query di contarmi tutte quelle che sono private, tutti quelli che hanno accesso uno o accesso l'altro. E quindi l'operazione da fare più semplice che vi consiglio è tasto destro sulla tabella. Allora, voi potete prendere e schiacciare questo tasto SQL. L'SQL è vuota, quindi non vi dà nessun aiuto. Se invece andate qua, tasto destro, script, select, almeno vi dice i vari campi, come vengono scritti i vari campi, la tabella di riferimento, e se noi eseguissimo esattamente questa query ci dà la stessa informazione delle tabelle, quindi 45.000 righe, ma questo vorrei evitare di farlo per non perdere tempo. Quindi noi abbiamo detto, ci serve, vogliamo filtrare i risultati su Access. Cancelliamo tutte le altre colonne, quindi diciamo selezionami nella colonna Access Planet OSM. Anche qui in questo caso non l'eseguo. Ricordatevi questo punto e virgola che potete o toglierlo o mettiamolo in fondo.
Select Access mi fa vedere tutti i 45.000 record, ma mi fa vedere solo la colonna Access. Proviamo, però faccio limit 100. Mi fa vedere solo la colonna Access. Un'altra colonna era admin level. Se noi mettiamo virgola admin level, lui mi aggiunge un'altra colonna. Questo ha poco significato, ma proprio per spiegarvi queste cose che sto scrivendo. Invece, se noi volessimo raggruppare per la colonna access, dobbiamo fare access select access from planet osmo group by access. E qua è come se mi dà, mi dà proprio l'elenco di tutti i valori che sono contenuti per access. Se invece di access facevamo questo, posso mettere dei commenti. Facciamo admin level, ci ricordiamo di mettere admin level anche come group. Sto facendo un po' di confusione. Select invece di access admin from planet osmo. Qua vi consiglio di utilizzare questa formattazione per capire un po' cosa state facendo. Questo è il gruppo select, questo è from group by access admin level 8.4. Non ho molte informazioni, quindi però è facile passare al riepilogo di uno o dell'altra colonna. Ritorniamo sul gruppo, sulla visualizzazione di access, perché vogliamo adesso contare quanti sono gli access. Vi ricordo che avevo messo limit 100. Ma adesso, per non farmi vedere tutte le 45.000 righe e farlo elaborare per troppo tempo, proviamo senza limit 100. Ok, sembra non essere successo niente, ma adesso vediamo che ci sarà differenza. Perché noi facciamo access e poi mettiamo count tra parentesi. Count e imparare a scrivere bene anche qui count log file. Proviamo a mettere un asterisco che vuol dire tutti. Mi dice ci sono 40.000 senza voci, 57 hanno, 25 con licenza, 1946 con private e via via. Se noi proviamo a mettere limit 100, non mi fa più limit 2. Sì, limit 100 era per il numero di colonne che sta facendo vedere, quindi ce ne sono meno di 100. Se faccio limit 2 mi fa vedere solo, e invece volevo provare a fare il limit 100 sulla tabella in origine, ma spiegarla adesso è un po' più complicato, perché bisogna fare le stringhe a più livelli. Sto raggiungendo la mezz'ora e siamo arrivati al punto. Ok, abbiamo visto la tabella view data shot top 100 e faccio un bello screenshot. Abbiamo visto la query.
che la rieseguiamo. Faccio uno screenshot. Poi avevamo detto ok, scopriamo pgAdmin, scopriamo le query, abbiamo fatto la modifica della tabella sulle colonne, siamo andati a modificare una colonna. E adesso stiamo giocando un po' con la query. Come si dice? Ultimo passaggio proprio per capire la potenzialità di queste query, e andiamo a calcolare la lunghezza totale di queste tipologie di strade, perché qui sono semplicemente il conteggio. Invece, se volessimo calcolare la lunghezza di queste tratte con la colonna geometry, che di solito è degeom, ma qua si chiama way geometry. Dobbiamo dirgli prima di tutto di unirle, e questo è una funzione di esclusiva di PostGIS. Prima li uniamo e poi facciamo no, non lo uniamo, torniamo come opzione successiva, facciamo stlen get Way geometry, e poi facciamo sum. Proviamo a eseguirla. Way geometry, perché non. Ah, perché, scusate, geometry era il nome della tabella, è semplicemente way. Stlength. Di solito sbaglio a scrivere length e inverto la T con l'H. Esattamente quello che volevamo. Questa è la proiezione, è in VGS 84. Se volessimo trasformarla, proviamo a fare st transform way in 3857, ma sì, no, sì, lasciamolo perdere. Set sread way 4326 st transform, vediamo se fa niente. Dopo questa qua ve la scrivo. Torniamo indietro, più o meno si scrive così, ma adesso al volo non me la ricordo. Comunque sul mio sito trovate tutte queste query che possono fare al caso vostro. Questa è un'unità di misura e spezza comunque in gradi, e quindi adesso noi sappiamo che le strade private sono 1946 e hanno una lunghezza totale di questo valore 3.0. Se noi volessimo vedere solo gli accessi privati, dobbiamo fare where access uguale tra virgolette, perché è un testo private, solo le private, e abbiamo questo. È tutto, spero che sono stato abbastanza chiaro, e vi invito a fare i vostri commenti e a sperimentare questo magnifico e grandissimo sistema. Ciao.